Ciao a tutti, bentornati qui sul mio canale. Oggi vi leggerò i commenti che sono arrivati ai video sulla storia evoluzione della musica hardcore e sulla storia evoluzione della musica hardstyle. Partirò leggendovi quei commenti che sono in realtà a integrazione del video sulla storia evoluzione della musica hardcore parte 1 e parte 2. Poi andremo a vedere i video dei brani che mi sono stati suggeriti come integrazione appunto al video. E infine andrò a leggervi i commenti che sono arrivati al video sulla storia evoluzione della musica hardcore e sulla storia evoluzione della musica hardstyle. Vi lascio comunque i link in descrizione di questi video per chi se li fosse persi, in modo tale poi da avere un quadro completo con questo video sulla storia e evoluzione della musica hardcore e sulla storia evoluzione della musica hardstyle. Partiamo con i vostri commenti. Sulla storia evoluzione della musica hardcore parte 1, Francesco Marsiglietti scrive: bel video, come pezzi hardcore di buon successo qui in Italia nel periodo qui trattato ve ne possono essere altri due, forse quattro. Uno, Hocus Pocus con Hocus Pocus, conosciuta anche come Bauchi Bau nel 1992. Here's Johnny, sempre degli Hocus Pocus, a inizio autunno del 93, anche se con uscita sembra sua del 1992. E poi, a mio avviso, Bomba e Baraonda di Ramirez del 1994 e 95, parecchio più percussivi rispetto ai suoi precedenti. Allora, andiamo a vederci proprio i video di questi brani a integrazione quindi della prima parte sulla storia e evoluzione della musica hardcore. Yeah, DJ, let the bass drum go like DJ dice: bravo, bel documentario con informazioni corrette, però permettimi di fare il pignolo, sarebbe più corretto dire Paesi Bassi, anche perché Rotterdam non è nella regione dell'Olanda, e su questo ti do ragione e anzi ti ringrazio per la precisazione, perché è più corretto appunto dire Paesi Bassi e non Olanda. Come esempio per l'hardcore macchina avrei usato un altro esempio, secondo me, poi posso sbagliarmi, Infinity mi sembra più hard trance. Sì, in effetti Infinity è più hard trance, però c'era una piccolissima parte che appunto era hardcore macchina, tant'è che è stato inserito in varie compilation dell'epoca hardcore macchina, e poi anche in Italia dalle radio dell'epoca era catalogato come hardcore macchina. Ecco perché l'ho inserito come esempio di hardcore macchina. Diciamo che quello rispecchiava più come era intesa l'hardcore macchina in quel periodo in Italia. Vingam poi scrive: oggi c'è anche l'uptempo che è molto seguita, comunque mancano ancora altri sottogeneri dell'hardcore come la darkcore, l'industrial o la splittercore. Complimenti per il lavoro che fai, è un'ottima cosa. Allora, a integrazione sulla storia e evoluzione della musica hardcore, seconda parte, dove appunto vi avevo parlato dei sottogeneri della musica hardcore e delle varie evoluzioni dal 2000 a oggi, andiamo a vederci proprio questi sottogeneri: uptempo, darkcore, industrial e splittercore. Sit back, smoke a blunt and just look, with a fine ass body and a damn good cook.
che stavo Malachia DJ dice ciao, qui c'è un po' di confusione, lo stile più diffuso e conosciuto è senz'altro la main style o mainstream, che non è nient'altro che l'evoluzione dell'hardcore più commerciale, che ora si può distinguere in old school 94-98, old style fine anni 90, millennium 2000-2006. La French core si è molto diffusa e siamo a pari oggi con la main, ma rimane sempre un genere secondario, nel quale Angel Fist non c'entra nulla. Si è diffusa grazie a Micropoint e H Radium, mentre Angel Fist dai primi anni 2000 ha sempre seguito un suo stile, sempre mainstream. Gli altri sottogeneri non sono diffusi quasi per niente, la terror è seguita da pochissimi, ma tiene sempre duro. Oggi va di moda l'uptempo, che è diffusissima, forse lo stile del momento, BPM veloci con kick, con il pitch molto alto e poca melodia. In ogni caso ai festival c'è sempre uno spazio dedicato a tutti i sottogeneri, a parte l'extraton che non ho mai sentito. Tutto questo spiegato a grandissime linee, non voleva essere una critica, anzi apprezzo molto il tuo lavoro, sono solo dettagli. Grande, continua così, Hardcore for Life. Ti ringrazio moltissimo per queste precisazioni, perché appunto sono importanti per capire veramente com'è stata l'evoluzione appunto dell'hardcore negli anni. Quindi con questi abbiamo fatto un'integrazione alla storia e evoluzione della musica hardcore, adesso invece leggerò i vostri commenti. Diego Boom dice hardcore in Italia uguale Sala 2, poi EQ Geodrome. Gorganish scrive il tempio dell'hardcore, si sa, nei miei rimpianti anni 90 era il number one a Brescia. Peccato non esserci mai stato. E poi le gabberine, le ho sempre trovate delle bamboline così ingrifanti. Sempre Gorganish, riferito a un brano che avevo inserito appunto nel video, Infinity de Datura e Usura è da Acrine. Sempre Gorganish poi scrive, riferito a un altro brano appunto presente in quel video, bellina la cantatina dei Bloom Chen, non lo conoscevo il pezzo. Poi che ti dolli, scrive, io per hardcore puro intendo solo Angel First, per me il massimo dello sballo. Eugenio Marino scrive, ciao bel video, complimenti. Certo non si può dire che questa musica mi piace, io preferisco house e techno, ma comunque sempre meglio dello schifo di musica che c'è al Festival di Sanremo. Maurizio Carboni poi scrive, sei molto bravo nel raccontare, ma è un genere che non mi è mai piaciuto. Nicola Gadinelli scrive, l'hardcore o la si ama o la si odia. Infine Luca Lumare scrive, ma che schifo è gli ultimi due generi, riferito al video sulla storia e evoluzione della musica hardcore seconda parte, dove alla fine del video ho fatto vedere due sottogeneri che sono la speedcore e l'extraton. Insomma, a lui non piacciono, lui dice, come velocità mi fermo all'hardstyle, l'hardcore poco o nulla, ma extra time e speedcore lo schifo. Secondo te si può definire musica da drogati? Allora, in realtà come ti ho risposto poi appunto a questo commento, quei due sottogeneri li avevo inseriti per far vedere l'estremità che ha raggiunto la musica hardcore negli ultimi anni. Sono due sottogeneri che vengono messi solamente nei rave in Olanda e in Germania, perciò è una musica molto di nicchia, non è un genere diffuso. E quindi insomma diciamo che era solo un esempio per far capire l'estremità con cui l'hardcore è arrivata negli ultimi anni. E poi sempre Luca Lumare invece sulla storia e evoluzione della musica hardstyle scrive, ciao, Mina Manetta quella di Zeta, cioè si riferisce al brano di Francesco Zeta, Reverse Bass Will Never Die, che avevo inserito appunto nella seconda parte sulla storia e evoluzione della musica hardstyle. Infatti, come hai detto tu, sembra Early il genere hardstyle più bello per me. Bene, quindi questi erano i vostri commenti ai video sulla storia e evoluzione della musica hardcore e sulla storia e evoluzione della musica hardstyle. Vi ringrazio per le integrazioni, vi ringrazio anche per aver commentato. Il prossimo video sulla storia e evoluzione dei generi musicali che hanno caratterizzato gli anni 90-2000 sarà sulla musica house. Quindi lunedì prossimo ci sarà la storia e evoluzione della musica house, prima parte, e il lunedì successivo invece la storia e evoluzione della musica house, seconda parte. Quindi ci vediamo sempre qui sul mio canale. Alla prossima!